lascerei la parola. Se non avete voi adesso al momento altro da aggiungere, lascerei la parola a quanti hanno seguito questa discussione per domande, dubbi, richieste di chiarimento, interventi di approfondimento, insomma, siamo, come si suol dire, microfono aperto, ovviamente tenendo sempre un limite di tempo per poter permettere eventualmente anche ad altri di intervenire. Mariangela, vedo. Se era un messaggio subliminale di Mariangela che scriveva. Non sono espertissima di queste cose, rompo il ghiaccio perché mi rendo conto che non è facile per nessuno, sono io l'imprudente che si lancia, ma perché mi premeva tantissimo. Dopo aver ringraziato il professor Foà e la professoressa Agostino e la nostra carissima Alice di questi loro interventi, veramente grazie, grazie infinite, mi premeva sollevare il problema perché è stato un po' il fatto che noi a Torino abbiamo cominciato ad avvertire questo divario, no? Tra le leggi dello Stato, le leggi sull'acqua e i comportamenti che avevano una certa, come dire, legalità, erano ammissibili. Ed è stato quando ci siamo resi conto che i nostri comuni, quando Alessandro Agostino dice questo fenomeno della crisi di rappresentanza dal Parlamento, come lei ha benissimo illustrato, ma guardate i nostri comuni a cui sono stati sottratti praticamente tutti i poteri che avevano i comuni democratici e costituzionali, gli è rimasto solo il potere di gestire i cimiteri e l'anagrafe. No, nemmeno più i cimiteri, solo più l'anagrafe, e decidere sul bilancio, sempre più ridotto, striminzito e soffocato, e il piano regolatore. Tutto il resto, no, può non venire, essere più deciso dal Consiglio Comunale. Il caso dell'acqua, come diceva Paolo adesso, è emblematico sotto questo aspetto, perché pur avendo il potere di decidere attraverso delle leggi anche buone, no? Il testo unico degli enti locali, il decreto sull'ambiente, che attribuiscono, non delegano, attribuiscono ai comuni il potere di governo, non di governance, ma di governo proprio del sistema idrico, non lo esercitano. È subentrata un po' dappertutto in Italia, da quel che ho capito, ma soprattutto nei nostri territori che hanno una tradizione quasi millenaria, no? Di liberi comuni, è subentrata questa rinuncia dei comuni per ignoranza, per pigrizia, per mancanza di sensibilità democratica, rinuncia a gestire i poteri che pure continuano ad avere. Quello, per esempio, di gestire il servizio idrico. E succede così che dei rappresentanti dei comuni che vengono nominati, vabbè, in maniera un po' sbrigativa, nella conferenza delle autorità d'ambito, in quella conferenza vanno solo ad alzare la mano, perché in quella conferenza, che pure dovrebbe essere il luogo di governo del sistema idrico, in quella conferenza quello che passa è l'opinione, l'indirizzo, le scelte, il programma del gestore idrico. Nel nostro caso, Torino e provincia, città metropolitana, è la nostra azienda idrica SMAT, che è proprietà pubblica al 100%, ma che è gestita con criteri finalizzati al profitto e si vanta di fare tanti utili, decine di migliaia di euro di utili l'anno, milioni, cosa dico, milioni di euro all'anno.
E con questo, dividendo le briciole di questi utili tra i comuni e dando loro un po' di soldi, praticamente è il dominus, è il sovrano e non più l'organismo costituzionale come è il consiglio comunale, il sindaco, il comune. Ecco, questa è la grande difficoltà che noi come anche Comitato dell'Acqua abbiamo a Torino, è questo, che non si può toccare chi fa soldi. Questi fanno utili, intoccabili. Voi volete rovinare la SMAT, voi volete distruggere la SMAT pretendendo che faccia il suo dovere prescritto dalla legge di erogare un servizio essenziale come quello idrico in termini di efficacia, trasparenza, universalità e così via. Lo fa così bene che fa un fracco di utili, lo fa così bene che decide il gestore sulla testa dei consiglieri comunali, dei sindaci e dei cittadini. Perché? I sindaci e i consiglieri comunali si sono lasciati sottrarre questo potere e alla fine chi comanda è il gestore e non è il popolo sovrano come invece la legge. ARERA è lo strumento ideale per questo tipo di gestione del servizio idrico e di qui è nata, da questa esperienza nostra proprio, l'esigenza di approfondire questi aspetti. Non so quanto riusciremo a portarli all'esterno e sicuramente aver cominciato questa sera a parlarne in modo così bello, così chiaro, grazie ancora di essere stati così bravi nei nostri confronti, secondo me è un altro passo avanti che il Movimento dell'Acqua in Italia ha fatto e fa, e secondo me ne farà ancora. Grazie. Grazie Mariangela. Stefano, forse? Prima scusate, Gianni Sbrogiò, Comitato Acqua Bene Comune Padova. Ecco, perfetto. Mi sentite adesso? Sì. Sono del Comitato dell'Acqua di Padova e ringrazio i tre relatori che non hanno fatto altro che insegnarmi quello che dovremmo avere in testa tutti quanti per quanto riguarda la gestione dell'acqua. Però, riallacciandomi a quello che diceva Mariangela, il problema sta tutto nel non capacità politica né volontà politica da parte dei sindaci che sono i veri proprietari delle reti del servizio idrico integrato che dovrebbero mettere in funzione una tariffa che, guardate, io sono convinto anch'io che ARERA sia un meccanismo che hanno messo in piedi perché la gestione dell'acqua faccia profitto, ma è anche vero che c'è spazio per poter gestire l'acqua in modo diverso da quello che da come stanno gestendola. E cioè, vorrei fare degli esempi concreti. La tariffa, che secondo me è la base che hanno messo in piedi dopo il referendum per dimostrare ai privati che devono investire, che devono comprare le quote e far passare la privatizzazione in modo molto strisciante, garantendogli il profitto. Ora, però, ARERA, quando stabilisce le tariffe, mette chiaramente che la tariffa a cui è arrivata in un determinato atto, in un determinato gestore, dice che quella è la tariffa massima. Ora, se i sindaci avessero la volontà politica di diminuire la tariffa eliminando in questa maniera il profitto come era stato stabilito dal referendum, lo potrebbero fare.
E vorrei allacciarmi ad alcune parti della tariffa. Cioè, prima del referendum, i contributi a fondo perduti che venivano dati per investire sul servizio idrico integrato non entravano in tariffa. Oggi, invece, con questo meccanismo entrano in tariffa. Cioè, attraverso l'investimento a fondo perduto, cioè soldi che vengono dati da altre entità pubbliche, quando si investe e si va a fare un depuratore, per esempio, con il capitale a fondo perduto, la tariffa fatta da ARERA lo riporta all'interno dei costi attraverso gli ammortamenti. Una volta questo non esisteva. Ora l'hanno messo proprio perché in questa maniera è un meccanismo artificioso che va ad aumentare la tariffa e alla fine va ad aumentare l'utile del gestore. Vediamo un'altra cosa, sulla morosità. Non viene messa la morosità effettiva che il gestore ha, ma viene messa una morosità in termini già stabiliti automatici, che va anche questa ad aumentare l'utile del gestore. E possiamo fare tanti altri esempi sul meccanismo tariffario che i sindaci potrebbero fare direttamente diminuendo la tariffa e, non voglio dire eliminare completamente l'utile, ma metterebbero in piedi un meccanismo che andrebbe veramente a mettere sabbia sul loro modo ormai di gestire l'acqua. E secondo me, se noi restiamo a quello che abbiamo ottenuto solamente sulla carta attraverso il referendum, è proprio questo. E cioè che è questo, che cioè il referendum aveva portato a un meccanismo tale che andava ad eliminare il profitto. Se le forze politiche volevano attuare il referendum, non facevano altre, come aveva stabilito il Consiglio di Stato, di applicare la parte di tariffa che era rimasta. Siccome politicamente non volevano che questo fosse messo in pratica, hanno costruito questa authority che, dandogli tutta la possibilità di fare quello che vuole, e in questa maniera non hanno fatto che riportare dalla finestra quello che era stato buttato fuori dalla porta. Con questo voglio dire che noi è giusto dire eliminare l'ARERA. Ma sappiamo anche che una volta eliminato l'ARERA, se la volontà politica è quella, fanno un'altra autorità che fa le stesse cose. Perciò ritorniamo sempre a un meccanismo che è quello che i comuni dovrebbero, i sindaci dovrebbero applicare effettivamente la loro possibilità come proprietari della rete di mettere in pratica una tariffa che non abbia il profitto e che permetta, per esempio, il minimo vitale a tutti quelli che non possono pagare la bolletta. E con questo ho finito. Grazie a Gianni, e io passerei direttamente la parola a Stefano Risso. Chiederei di stare Sì, in tempi stringati, così c'è anche molto Mariana e magari qualcun stringato, altro. molto stringato. Solo una nota di colore riguardo all'inutilità delle consultazioni delle authority. Ricordo un episodio, a un livello molto più alto ovviamente, che raccontava già molti anni fa la Susan George, quando stava nascendo l'Organizzazione Mondiale del Commercio. Allora, quel mondo altermondialista che si costituiva riuscì a interpellare più volte Pascal Lamy, che credo fosse il commissario delegato dalla Commissione alla trattativa per conto dell'Unione Europea. Andavano lei, Cassin, Nikonov, tutto questo gruppo,
venivano ricevuti in modo molto cortese, Pascal Lamy esponeva le argomentazioni della Commissione, loro sollevavano tutta una serie di obiezioni e Pascal Lamy, come risposta, ripeteva quello che aveva detto prima, magari cambiando un po' i periodi. A successive diverse obiezioni, Pascal Lamy rispondeva ripetendo per la terza volta le stesse cose che aveva detto la prima volta, per cui rispettava formalmente in modo perfetto i principi di consultazione, però chiaramente non tutti i consultati sono uguali. Ecco, questo voglio dirlo perché non è una cattiva abitudine delle autorità in Italia, è il modello che parte già 20 anni fa delle modalità di comportamento della Commissione europea. Per cui, sì, volevo soltanto riportarla come nota di colore per chi possa pensare che certe cose succedono solo da noi. Esattamente l'opposto, il modello è quello che in modo magistrale ha espresso Pascal Lamy in quell'occasione, che tra l'altro incidentalmente riguardava anche l'acqua, perché sappiamo tutti quale complesso sistema, ma concreto, ha fatto sì che queste regole internazionali del commercio potessero intervenire o abbiano minacciato di intervenire anche sull'acqua. Passo. Grazie Stefano per la carino aneddoto. Mariano Mazzacani. Buonasera. Racconto brevemente l'esperienza di Brescia, perché quando parliamo del controllo della politica dei cittadini, dei sindaci nei confronti del mondo economico, a Brescia noi abbiamo una situazione che è francamente allarmante. Noi ci troviamo ad avere due gestori in pratica, perché 2 anni fa siamo andati a un referendum provinciale in cui abbiamo fermato la totale privatizzazione del gestore unico Acque Bresciane, che avrebbe dovuto privatizzare il 49% del suo pacchetto azionario e che sappiamo benissimo sarebbe stato acquisito da A2A. Il nostro referendum, seppure con una partecipazione limitata dovuta anche ai limiti economici della nostra capacità di poter comunicare questo referendum e dell'assoluta mancanza di partecipazione nel dibattito dei principali partiti locali, ha avuto una partecipazione del 22%, però ha ottenuto il risultato di non fare in modo che questa privatizzazione si concretizzasse. Però ciò che è uscito siamo riusciti a fermare, a chiudere fuori dalla porta, sta rientrando dalla finestra, perché di fatto, è notizia anche di questi giorni, si sta continuando a spingere per fare in modo che A2A, in un modo o nell'altro, venga coinvolto in tutta una serie di operazioni economiche che di fatto non sarebbero di competenza di questo gestore, ma che ha Brescia purtroppo ha una potenza economica. Ricordiamo che il Comune di Brescia dipende per la maggior parte del suo bilancio dai dividendi di A2A, e questo determina una forza economica, una di fatto una collusione tra mondo economico e di partiti locali e mondo partitico locale, che di fatto crea un circolo vizioso da cui noi non riusciamo ad uscire. E noi pochi giorni fa abbiamo andato anche un ulteriore, abbiamo fatto diversi esposti, l'ultimo di questi una settimana fa per l'elezione di un ex presidente della provincia a presidente di una società di gestione della depurazione che si chiama Depurazione Benacensi, uno esposto che ad oggi non ha trovato nessun tipo di riscontro. È vero che sono passati pochi giorni, ma di fatto tutti i rilievi che noi abbiamo presentato ad ARERA non hanno mai trovato nessun tipo di riscontro, anche su gestioni, per esempio, in cui i comuni A2A gestiva il servizio idrico integrato in un agglomerato di 5 comuni e su cui ha continuato a ricevere
gli oneri di depurazione, nonostante non ci fosse la depurazione non venisse effettuata, anche lì Arera non ha neppure risposto all'esposto che noi abbiamo fatto, ben sapendo che siamo di fronte a giurisprudenza che invece cita l'esatto contrario. Ecco, il problema grosso, ripeto, soprattutto per una provincia che non è una provincia piccola, ma una provincia significativa, è la capacità di fare pressione sul mondo politico locale da parte di una multinazionale come A2A, e che purtroppo con la capacità economica che ha riesce anche a determinare le politiche che dovrebbero essere più politiche verso i cittadini, ma continuano ad essere politiche verso il mondo economico. Grazie. Grazie a Mariano. Io non ho altri iscritti. Io volevo porre io una questione anche per poter riprendere un po' il filo del discorso con i tre relatori. Perché appunto studiando per prepararmi a questo dibattito mi ha colpito un'espressione, adesso non ricordo in che articolo, che era relativa all'insostenibile leggerezza del legislatore, e quindi prendeva a prestito, no, il famoso libro di Milan Kundera, se non erro, e nell'insostenibile leggerezza dell'essere, è anche una canzone di Venditti. Però no, mi colpiva perché sostanzialmente individuava una sorta di responsabilità, ora da capire quanto consapevole o inconsapevole, questa è un po' anche la domanda che vorrei porre, rispetto al legislatore, poiché nella sua produzione normativa prestasse il fianco al renderla difficilmente attuabile e renderla necessaria di interpretazioni, o anche arrivare a produrre dei e lasciare dei vuoti normativi che quindi siano facile preda del riempimento di quelli che abbiamo imparato adesso essere altri strumenti, come possono essere le attività delle autorità indipendenti piuttosto che della soft law, no? E che questo non faccia sì che promuovere la dissoluzione anche delle istituzioni elettive, soprattutto quelle legislative. E quindi vorrei chiedere appunto ai relatori, non importa chi ha, però quanto questa sia effettivamente una responsabilità o quanto appunto sia magari derivante invece da una consapevolezza e quindi una costruzione volontaria, ecco, di questi meccanismi per poter permettere l'avanzata di una certa teoria dominante, ecco. Mi sembra che sia una competenza da costituzionalista, adesso non per declinare la... Va bene, no, stavo cercando di togliermi il muto nel frattempo, perché mi sentivo chiamata in causa. Beh, adesso arrivo alla questione che hai posto tu, ma volevo solo dire, riprendere alcune cose degli interventi prima, perché mi ha colpito l'ultimo intervento di Mariano Mazzacani, spero di essermi segnata bene il nome, perché questa esperienza di Brescia secondo me è un po' proprio una conferma del discorso, ahimè, e non è bello, che stavamo facendo, cioè di questa forte egemonia e pressione dell'economico su quelli che sono gli istituti della democrazia. Mi ero segnata anche un altro passaggio di Stefano Rissolo, dove diceva non tutti i consultati sono uguali. Ecco, questo secondo me è anche un elemento importante su cui riflettere, perché tutte queste consultazioni come i tavoli, gli osservatori e tutte queste forme sono forme in cui in realtà
si riflettono le diseguaglianze, cioè non sono strumenti di emancipazione per superare nella chiave di un'eguaglianza sostanziale le diseguaglianze, ma sono strumenti che riproducono, se non incrementano, quelle che sono le diseguaglianze. Ed è tipico questo meccanismo di riproduzione, se non incremento delle diseguaglianze, proprio dei meccanismi di governance che si basano su su una supposizione di parità che in realtà è artificiale e che rimanda più a un concetto di uguaglianza in stile settecentesco che non al concetto di uguaglianza moderno, che è sostanziale, cioè prende atto del fatto che nella realtà esistono delle diseguaglianze per cui bisogna trattare le situazioni in maniera diversa, tutelare di più, per intenderci, il lavoratore che non il datore di lavoro, perché è in una posizione di debolezza rispetto all'altro soggetto. Ecco, questa, secondo me, dietro queste consultazioni, queste prassi di democrazia partecipativa, ma anche di governo, si nasconde anche questo problema. Vabbè, vengo alla questione. Ho preso tempo perché volevo tanto, cerco anche di riordinare un po' le idee. No, se ho ben capito, ma correggimi se sbaglio. Tu ponevi la questione della responsabilità del legislatore ad intervenire anche rispetto a vuoti, diciamo, normativi, e di forse come in realtà in questo vuoto normativo si insinuano poi altre forme di diritto. Allora, senza dubbio, secondo me c'è una responsabilità del legislatore, che, come dicevamo prima, lo dicevi anche tu nell'introduzione, è un legislatore che si autoesautora, si automarginalizza per certi punti di vista. Dall'altro lato, diciamo, per così dire, l'altro diritto, il diritto della global, legato alle varie forme di global economic governance, è un che io definisco diritto liquido, per intenderci, perché con questa forma intendiamo proprio il fatto che si tratta di un diritto che non ha una forma precisa, è un diritto molto malleabile, un diritto duttile che può apparire sotto diverse forme, che può essere un atto delle autorità indipendenti, la lettera della BCE, un trattato internazionale non vincolante, cioè le forme possono essere molte, ma la caratteristica è che è proprio un diritto senza forma, che lo rende molto più disponibile, è molto più direttamente legato anche a quella che è la materialità dei rapporti di forza. Cioè è un diritto dietro cui c'è immediato quello che è la vecchia legge del più forte, sostanzialmente. Ecco, forse l'occupazione dello spazio del legislatore da parte di questa tipologia di diritto è legata anche alla, diciamo, velocità della globalizzazione, per cui si dice: il legislatore, e sto facendo l'avvocato del diavolo, il legislatore è troppo lento, occorre agire in tempi rapidi per seguire, diciamo, la corsa della globalizzazione, dei cambiamenti, delle nuove tecnologie, eccetera, e quindi si insinua, viene occupato lo spazio del legislatore da queste nuove forme di produzione normativa. La velocità in realtà non necessariamente è una buona consigliera, come insegnano i notavi, è meglio procedere alcune volte con lentezza, si procede forse meglio a volte discutendo e cercando una soluzione che sia frutto di una riflessione. Per cui da un lato, diciamo, c'è questo elemento, cioè legato alle caratteristiche proprie anche della globalizzazione, che richiede, diciamo, che esige e che impone in un certo qual modo un diritto malleabile, e quindi la legge non è un diritto malleabile, e quindi viene occupato lo spazio della legge con forme di diritto che sono più coerenti rispetto a questo orizzonte, a questi paradigmi di riferimento. Dall'altro lato Il legislatore viene invece in qualche modo, diciamo, utilizzato, tra virgolette, cioè demansionato, cioè e qui è il ruolo di ratifica forse che viene assunto dal Parlamento, nel senso che decisioni vengono assunte altrove e poi vengono recepite dai parlamenti. Pensiamo a tutta la materia, che non è una mia materia, ma insomma, del commercio internazionale.
la formazione delle norme del commercio internazionale avviene attraverso lodi arbitrali, consuetudini internazionali, contratti internazionali redatti in ambito da soggetti privati sostanzialmente, ma poi trovano molte volte una traduzione da parte di leggi degli stati. Ecco, e in questo caso il Parlamento funziona da ratifica. In questo doppio processo, da un lato di lasciare spazio al diritto malleabile, dall'altro di accettare di agire in qualità di ratificatore di decisioni assunte altrove, diciamo, c'è senza dubbio una responsabilità anche del legislatore. C'è senza dubbio una responsabilità del legislatore, ma questo lo vediamo anche oggi, anche di fronte all'epidemia. È vero che si sta legiferando con, quando va bene, decreti legge, ma per lo più con dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che sono una fonte quanto mai inadeguata, non pertinente. Però questo è anche perché il legislatore non interviene. E quindi di qui ci sta anche una, senza dubbio, una responsabilità del legislatore a livello nazionale, così come alcuni di voi richiamavano prima le esperienze, Mariangela in primo luogo, le esperienze a livello, diciamo, comunale, e lo stesso discorso si può ribaltare sugli organi a livello comunale. Cioè c'è questo processo di verticalizzazione del potere, di presidenzializzazione della politica, che però non viene contrastato nemmeno dagli organi rappresentativi. Ma questo mi pare in molte materie. Io ho studiato un po' la materia dei migranti, dell'esternalizzazione delle frontiere, eccetera. Vengono conclusi molti accordi, per esempio gli accordi di riammissione che portano a esternalizzare il controllo delle frontiere in stati come la Libia, il Sud, il Niger, eccetera. Ecco, sono accordi quasi tutti conclusi anche qui esautorando il Parlamento, non rispettando la procedura prevista che prevede un'autorizzazione alla ratifica da parte del Parlamento. Però anche in questo caso il Parlamento è acquiescente, cioè è un Parlamento che accetta sostanzialmente di essere depotenziato. E quindi qui da un lato cioè il problema centrale è proprio quello di far riacquisire un ruolo al Parlamento, da un lato contrastando determinati abusi, ma dall'altro proprio deve essere anche il Parlamento che si rende protagonista. E forse per avere un Parlamento maggiormente protagonista occorre incidere in primo luogo sul sistema elettorale, e quindi cercando di introdurre un sistema elettorale che rafforzi la rappresentanza e quindi che rafforzi la presenza in Parlamento del pluralismo e del conflitto che è presente, dei vari conflitti che attraversano la società, e quindi un sistema elettorale di tipo proporzionale ma vero, effettivo, non come quelli che hanno solo il nomen iuris di proporzionale ma in realtà hanno effetti maggioritari. E poi è ovvio che per avere un Parlamento forte e un Parlamento che sia rappresentativo occorre un ruolo forte anche qui rappresentativo dei partiti politici o di organismi che comunque fungano da intermediazione tra le istituzioni e la società, ma occorre anche, e io di questo ne sono molto convinta, un ruolo incisivo di tutta quella che è la democrazia dal basso, cioè di un ruolo incisivo di una cittadinanza attiva. Che siano movimenti sociali, che sia azionismo, ma come anche siete voi che fate parte del movimento dell'acqua, cioè una democrazia viva che a quel punto può trovare anche un canale di espressione e cercare anche un canale con un Parlamento che sappia farsi anche portavoce delle esigenze della società. Ma non è un processo certamente facile questo. Grazie, non so se qualcun altro, professor Foà o Alice, vuole aggiungere qualcosa, se no Francesco Raucci voleva porre una domanda. Sì, non so se mi sentite, sì? Solo una riflessione. Abbiamo parlato del legislatore, abbiamo parlato dell'ARERA, che è l'argomento principe di questa sera, che in fondo è un organismo amministrativo. È vero che le nomine devono passare prima da un'espressione della commissione, delle commissioni parlamentari,
ma è in fondo un organismo amministrativo. Però a questo punto mi chiedo se non ci sia e quale sia la responsabilità del terzo potere, perché comunque le delibere dell'ARERA abbiamo visto che sono giustiziabili. Il comitato stesso si è rivolto prima al TAR e è arrivato poi davanti al Consiglio di Stato sulla questione della tariffa. Il professor Foà stasera ci ha addirittura citato una sentenza della Corte Costituzionale sul fatto che la procedura garantirebbe la legittimità di certe disposizioni. Allora a questo punto mi chiedo se anche le massime, anche se anche le massime autorità della giustizia si esprimono in questo modo, cioè quasi apparentemente in modo difforme da quelli che sono i principi espliciti posti dalla Costituzione, mi chiedo se questa cultura neoliberista non abbia impregnato ormai anche i criteri di giudizio delle nostre corti e quanto la Costituzione ancora abbia un peso. Molto sommessamente, ritornando all'introduzione che faceva Paolo, noi dobbiamo ringraziare anche la Corte Costituzionale per il fatto che quel famoso tentativo iniziale di reintrodurre le questioni che erano state la privatizzazione, l'obbligo di privatizzazione, siano state cancellate sul nascere, perché proprio la Corte Costituzionale aveva detto al governo: guarda che tu non puoi riproporre nello stesso modo quello che il referendum ha cancellato. Però a questo punto, di fronte a quello che ci ha mostrato il professor Foà e alle riflessioni, posso dirlo, decisamente sconfortanti della professoressa Agostino, mi chiedo quali responsabilità abbiano le corti a questo punto nell'aver creato questa situazione. Ringrazio comunque calorosamente tutti e tre i relatori. Prego. Posso? Non aggiudico io la risposta perché sapete distribuirvi al meglio, direi. Prego. Ma dunque, sicuramente c'è da dire che dietro tutto questo disegno, che in parte è addebitabile al legislatore, che come abbiamo più volte detto si è autoritratto, in parte è dovuto alle direttive dell'Unione Europea, che hanno imposto una rete di regolatori e quindi hanno di fatto imposto a tutti gli stati membri di istituire delle autorità che peraltro debbono avere delle caratteristiche che la stessa Unione Europea impone. Quindi è l'Unione Europea che poi misura se sono davvero indipendenti secondo i criteri che essa stessa impone agli stati membri. Quindi c'è un doppio fenomeno di ritrazione democratica: il primo del Parlamento a favore di questi organi tecnici e il secondo del Parlamento rispetto all'Unione Europea, che impone ai legislatori nazionali con queste leggi molto blande di istituire delle autorità con le caratteristiche che le stesse direttive dell'Unione Europea delineano. La responsabilità delle corti. Qui c'è tutto un discorso molto più complicato di tenuta della nostra Costituzione e del disegno costituzionale di quello che oramai è abusato come Costituzione economica, termine orribile che a me mai è piaciuto e che però è ormai condiviso da tanti colleghi e abusato. Allora, il problema degli articoli 41 e seguenti della Costituzione, cioè noi avevamo un'idea di Stato che doveva programmare, controllare con legge che l'iniziativa economica fosse indirizzata a fini di utilità sociale. Ovviamente sappiamo che oggi, si legge in tutti i commenti, quel modello, leggo qua e là, è tramontato. A dire il vero non è un sistema tramontato, perché la norma costituzionale è vigente. Quindi il fatto che si aderisca e che si appartenga all'Unione Europea non impone automaticamente che il modello costituzionale venga abbandonato. Quindi è chiaro che le corti ovviamente fanno applicazione delle norme del quadro normativo che è vigente adesso. Molto rapidamente si fa in fretta a dire il modello costituzionale che voleva comunque un controllo dello Stato sulla finalità sociale dell'economia
è in parte superato da quello che vuole l'Unione Europea, quindi questa politica liberista, e quindi la ricaduta giuridica è pressoché fatta, no? Prevale la norma sovranazionale, il sistema costituzionale in qualche modo, che già prima non dava grandi segni di vitalità, è tramontato, e le autorità di regolazione sono il motore, il braccio armato di questo, di questa impostazione, diciamo, neoliberista dell'Unione Europea. Questo mi pare evidente. Però, ripeto, io in chiusura non a caso richiamavo i controlimiti. A me sembra che, lo dico insomma per i non tecnici, controlimiti significa, sono stati sperimentati in Germania dalla Corte Federale tedesca, insomma, sono forme di resistenza giuridica degli ordinamenti nazionali quando la disciplina sovranazionale sta violando i principi costituzionali. Quindi per difendere, per esempio, certe forme di tutela dei diritti fondamentali, certe forme di sbandamento del potere regolatorio che non ha più dei binari fermi, potrebbero essere invocabili. Questo, diciamo, come extrema ratio. Era per dire che sicuramente siamo in un contesto fortemente condizionato soprattutto dalla disciplina dell'Unione Europea. Queste sono le ricadute che noi viviamo. Io sono d'accordo con quanto sarà Sergio, ad esempio, sui controlimiti riguardo a questo discorso. È vero che la maggior parte della dottrina, anche costituzionalistica, ritiene l'articolo 41 ormai un articolo superato. Io non sono assolutamente d'accordo. Non sono assolutamente d'accordo perché in realtà l'articolo 41 fa parte di un disegno coerente, cioè è lo sviluppo dei principi che troviamo nella prima parte della Costituzione, in particolar modo proprio nell'articolo 3, secondo comma della Costituzione, cioè il costituente disegna un sistema fondato sull'eguaglianza sostanziale, sulla partecipazione effettiva, sulla garanzia dei diritti sociali. E a questo sistema è strettamente legata una libertà di iniziativa economica che può essere limitata a fini di utilità sociale, come giustamente ricordava Sergio, e può essere anche, perché così stabilisce l'articolo 41 al terzo comma, indirizzata dalla legge, e quindi un ruolo di programmazione anche della legge. Una previsione che si è totalmente perduta e che, diciamo, in totale contrapposizione rispetto all'ordoliberismo, all'economia sociale di mercato propria dell'Unione Europea, ma che per l'appunto non deve portare ad essere letta nel senso di un superamento dell'orizzonte costituzionale, ma semmai nel senso dell'attivazione di quelli che sono i controlimiti rispetto a prospettive dell'Unione Europea che sono in contrasto con quelli che sono in realtà principi fondamentali della nostra carta costituzionale. È vero che poi oggi questa prospettiva, come dicevo prima, è inserita anche in Costituzione attraverso la rottura che nel testo costituzionale ha prodotto, la ferita che ha aperto il principio di pareggio di bilancio, ma anche qui si tratta di una nota stonata, per cui il bilanciamento non può essere un bilanciamento uguale, ma deve essere un bilanciamento diseguale. Pesa di più tutta la prima parte della Costituzione, i principi fondamentali, che non il principio di pareggio di bilancio. Quali sono le colpe dei giudici? Allora, la Corte Costituzionale non si è spesa molto nella tutela dei diritti sociali. Vi sono delle sentenze, diciamo, più garantiste, che ad esempio sostengono la necessità di tutelare comunque il nucleo essenziale dei diritti, a prescindere ad esempio dalla questione delle risorse, della limitatezza delle risorse, eccetera, che poi più che di limitatezza forse dovremmo parlare di scelte di allocazione delle risorse. Però vi sono anche sentenze della Corte Costituzionale che invece assegnano un forte peso alla questione della cosiddetta limitatezza delle risorse. Anche qui è vero, la Corte Costituzionale è un organo, insegniamo ai nostri studenti, indipendente, imparziale, eccetera, ma risente in realtà di quello che è l'influenza del contesto, così come ne risente il diritto.
sono fenomeni, il diritto e l'interpretazione del diritto da parte dei giovani, dei giudici sono legati alla società. Il diritto è un fenomeno sociale e quindi può esercitare un'efficacia, diciamo, performante, conformativa nei confronti della società, ma nello stesso tempo è influenzato dalla società. E il timore è che in realtà questi orientamenti considerati prevalenti prevalgano anche all'interno, diciamo, dell'interpretazione da parte dei giudici. Al di là di questo, io non ho, cioè, diciamo, i giudici hanno il loro compito di garanzia dei diritti, ma non bisogna neanche avere un'eccessiva fiducia, secondo me, nell'intervento dei giudici, perché si scade anche qui in quella che è un po' una forma oligarchica, in realtà, un'oligarchia giudiziaria. È un po' l'accusa che qualche volta viene mossa, per esempio, in Zagrebeschi, di avere un'eccessiva fiducia nel ruolo della Corte Costituzionale. La forza di una Costituzione, secondo me, sta nella forza dei soggetti che la sostengono, delle forze materiali che la sostengono, e quindi nella forza dei cittadini che sostengono una Costituzione. Cioè, la Costituzione riesce ad essere viva e può essere attuata nella misura in cui è ancora sentita come propria da parte dei cittadini, nella misura in cui i cittadini la assumono come parte di una propria, diciamo, visione del mondo. Ecco, in questo senso la Costituzione può essere ancora viva e può essere ancora attuata, per cui in questo è fondamentale il ruolo in realtà di tutti i cittadini. E per quanto riguarda il discorso dell'acqua, forse una delle riforme della Costituzione, si parla sempre di riforme della Costituzione, in genere sono pessime riforme, come, lasciatemelo dire, anche l'ultima sulla riduzione del numero dei parlamentari, ma una riforma positiva potrebbe essere inserire, ad esempio, all'interno del testo costituzionale un diritto all'acqua, cioè un diritto di accesso all'acqua come diritto universale da garantire a tutti. E qui rispondo un po' anche alla domanda di Alice, a cui, mi scuso, non avevo risposto prima. Cioè, il legislatore, dove interviene il legislatore, dove interviene l'amministrazione? Secondo me potrebbe intervenire anche la Costituzione a dire una parola su questo, cioè introducendo il diritto all'acqua come diritto universale, come diritto strettamente legato alla dignità umana. E quindi in questo senso questa potrebbe essere una buona riforma della Costituzione, forse anche un modo per restituire dinamicità alla Costituzione, perché la Costituzione contiene un catalogo dei diritti che è riflesso delle lotte, delle rivendicazioni dei diritti fatte nel secolo scorso. Ora è il momento forse di aggiornarla in base alle nuove lotte, alle nuove rivendicazioni dei diritti. Scusate, sono stata troppo lunga, mi fermo. Posso aggiungere soltanto un passaggio? A parte che mi sento tirata in causa dall'ultimo intervento di Alessandra, perché diciamo sul discorso della costituzionalizzazione del diritto all'acqua, diciamo, abbiamo avuto dei trascorsi, soprattutto in concomitanza, però Alessandra se lo ricorda, proprio in concomitanza con il referendum costituzionale del 2016. Quindi, diciamo, la nostra era proprio la volontà di dire manca quel riferimento nella Costituzione, la nostra idea di attuazione della Costituzione è attraverso una rivendicazione costituzionale forte del diritto, e quindi l'inserimento in Costituzione del diritto all'acqua, che chiaramente era più politica che altro. Volevo soltanto a Francesco diciamo rispondere, però non sono sicura che la mia risposta sia corretta, quindi prego di correggermi se sto sbagliando, alla domanda particolare sul sono sindacabili rispetto a Rera diciamo gli atti, le decisioni dell'autorità. Non mi ricordo se l'ha detto riferito a Rera o in generale delle autorità amministrative indipendenti. Comunque mi veniva in mente, e qui però aiutatemi se sbaglio, che ad esempio rispetto al, cioè certo sono sindacabili, quindi sì, c'è un sindacato giurisdizionale, però adesso forse esagero, però a volte è più formale che sostanziale la sindacabilità. Adesso Sergio potrebbe
diciamo, criticare totalmente quello che sto dicendo, però rispetto alla causa che abbiamo portato al TAR Lombardia e poi in Consiglio di Stato, Paolo lo sa benissimo, quel testo l'abbiamo letto tutti, quanto c'era di sindacato sul diritto, cioè dove si leggevano le norme, no? E quanto invece tutta la partita si è giocata sulla parte delle valutazioni tecniche, insomma, è questione nota ed è questione che si ripropone. E quindi è vero che le consulenze tecniche sono, diciamo, normali, fisiologiche nel giudizio, laddove appunto il giudice non ha la competenza tecnica per decidere, però nel momento in cui la consulenza tecnica sul metodo tariffario, sulla componente tariffaria, praticamente esautora completamente il giudizio, che cosa ne rimane? Mi chiedo, posto che è comunque un procedimento giurisdizionale, va bene, però insomma, quando tutto si gioca su i numeri, perché questo è stato, no? Su come interpretare i numeri, dare un senso all'economia, perché si parlava anche del modello economico dominante, se non sbaglio, c'era nel Consiglio di Stato o nel TAR, Paolo, se ti ricordi quel passaggio. E allora mi verrebbe da chiedere sia a Sergio che ad Alessandra se questo non è una componente che poi, forse alla domanda di Francesco, ma il sindacato, cioè il giudice, cioè che ruolo ha, se questo non sia un altro pezzo della risposta, o se sto sbagliando. Se posso. Allora, questo è un tema enorme per il diritto amministrativo, c'è tutta una giurisprudenza che è evoluta e ci sono due grandi scuole, una è quella del sindacato debole, l'altra quella del sindacato forte sugli atti delle autorità indipendenti, a seconda di quanto sia, come dire, penetrante il sindacato del giudice amministrativo sul contenuto delle scelte tecniche, diciamo così, delle autorità di regolazione, non solo. Alla fine, quel caso lì del metodo tariffario transitorio, eccetera, eccetera, è stato eclatante. Uno, perché, vabbè, al di là dell'esito, ovviamente, che non è che è quello che conosciamo, ma uno perché è stata disposta la consulenza tecnica d'ufficio, che nel nostro sistema va disposta solo in casi in cui si ritenga indispensabile, quindi non è uno strumento ordinario che utilizza il giudice amministrativo. E in secondo luogo perché segue quella strada lì che adesso non so se è quella, ma forse è un'altra sentenza del Consiglio di Stato che riassume un po' la situazione, cioè il giudice dice: io devo evitare che la riserva di regolazione, quella di cui parlavo prima, cioè lo spazio lasciato all'autorità dipendente, trasmodi in arbitrio specialistico. Quelle sono, come dire, le parole che usa il Consiglio di Stato. Quindi tu hai una riserva, ma non ne devi abusare, in parole povere. Poi voi capite bene che il trasmodare in arbitrio specialistico vuol dire di nuovo che ci debbono essere delle conoscenze tecniche che il giudice non ha, ecco perché è la consulenza tecnica, sul metodo tariffario, su, pensate, in materia di tariffe dei gestori telefonici, tutti i pasticci sulla fatturazione a 28 giorni anziché a 30. È ovvio che lì ti devi affidare ai tecnici di nuovo, quindi il giudice, anche il giudice, spiace dirlo, anche il giudice abdica dalla funzione giurisdizionale, perché poi acquisisce il risultato di questa valutazione che è solo tecnica e in base a quella esprime ed emette la sua pronuncia giurisdizionale, quindi la sua sentenza. Più si rimette alla consulenza tecnica la valutazione decisionale della controversia, meno di nuovo abbiamo la riconduzione ai nostri classici e devo dire amati tre poteri dello Stato. Non so se ho risposto, forse sono stato ho parlato quasi come da sentenza del Consiglio di Stato, quindi incomprensibile, però quelle paroline lì non le dimentico, perché loro amano anche usare queste formule molto molto arcaiche. E il trasmodare in arbitrio specialistico è la formula
che ricorre, insomma, per evitare che trasmodi in, in arbitrio specialistico. Ineffabile. Tant'è. Il problema è che chi è che ci dice se è trasmodato? Appunto, ineffabile. Non vedo altre domande, altre richieste, interventi. Non so, a meno chiuderei. Che sì, appunto, perché noi orientativamente avevamo detto di chiudere per le 10:30, non volendo tediare le persone, invece siamo arrivati già alle 11:15. Per cui io veramente, se non c'è in extremis nessuno che chiede, neanche i relatori vogliono aggiungere qualcosa, io mi avvierei alla conclusione. E quindi ringrazierei per l'ennesima volta per il prezioso contributo la professoressa Agostino, il professor Foà, Alice. È stato veramente un ragionamento collettivo alla fine, però molto molto interessante, che credo che a noi sia estremamente utile per poter anche un po' allargare lo sguardo, ma anche per poter per comprendere meglio quelle che sono le dinamiche dei processi che ci riguardano più da vicino, ecco, di questa visione distante e ravvicinata, credo che ci aiuti, ci possa essere d'aiuto anche nel nostro percorso. E quindi torneremo sicuramente a disturbarvi, perché insomma siete stati così, così preziosi, che credo che ci farà piacere riconfrontarci nuovamente con voi anche nel prossimo futuro. E niente, io chiuderei qui. Una buona serata, buonanotte a questo punto a tutte e tutti. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Ciao. Grazie a tutti.